Vabbè, allora, qui l'immagine è geniale, sempre qui siamo tutti i certini che vola perché abbiamo preso un'esplosione, zambole a destra, sempre figo, e ricordo che lui ha tirato il missile. No, mi sa che l'ha tirato zambo, boh, vabbè. Allora, devo fare subito la prima playlist, anche qui ci sono io, oggi. Ma basta! Ah, no, perché porta fenomeno, c'è cioè io, che stupida. Molto bene, partiamo con la prima. Assemblaggio, anche qui devi fare prima una e poi fare l'altra. No, facciamo Coco, l'odiosa Coco, sì, perché non la usiamo da tempo. Allora, assemblaggio è quella puta macchinosa. Vedi, allora, vediamo. C'è Crunch, che sembra che stia tirato un pugno a Coco, infatti sta volando via. E Cortex dietro, sempre Cortex, cioè, proprio. C'è sempre Cortex dietro, maledizio. Allora, spero di averlo trovato veramente dietro. Allora, assemblaggio è una pista che mi ricorda tantissimo il Gin. Sa per il fatto che ci sono tutte macchine strane. Vabbè, ah, guardalo lì, sempre in quarta posizione lui. Io sono ultimo, ovviamente ce l'ho davanti. Non so se riuscite a riconoscerlo. Ok, partiamo. Allora, Coco è la più lenta, però è la migliore a girare. Guarda come gira bene! Magari l'unica soddisfazione bella sarà che gira bene. No, maledizione, volevo prendere la scorciatoia. Zem è venuto davanti. Che la scorciatoia voleva passarci a un buco, praticamente. Allora, no! Sono uscito per prendere dal magnete. Voglio fare qui. Passa grande. Ah! Oh, niente da fare, sono uscito quest'altro, sono uscito a prendere la scorciatoia, però ho beccato una fregatura di essere schiacciata come una frittella. Che poi cosa si diranno, boh, non passa niente, Ma dai! Siamo partiti male, qui su sorpresa bene, parto male, col sesto posto. Chi c'è davanti? Ma sempre da lì, basta! Che Zoxide e Zed sono alieni, non l'avreste mai detto. Ma chiudi pure la cabina, eh. Tanto. Poi finisco. Fra un po'. Sì, finisco. Mamma, finisco. No, finisco fra mezz'ora. No, ho sbagliato. No, non sono riuscito a saltare bene. Forse questa è la pegatura. Coco non sa prendere le scocciature. Ecco la scocciatura. Sto facendo delle scioglilingue incredibili. Prendi bene questa volta, non andare a schiattare. No, beh, forse. Se mi passa qualcuno davanti, io rinuncio questa volta immediatamente cioè, prendere la scorciatoia, perché bisogna praticamente accelerare al massimo, energia al massimo, praticamente. Quindi, visto che qualcuno vado con l'idea a sbattere, la mia velocità rallenta vertiginosamente. Dai, ma come ho fatto? Dai, questo è l'ultimo giro, dai, Coco, non mi deludere, devi recuperare 5 posizioni. Dai, non mi deludere, vai a prendere la scorciatoia. Prendi la scorciatoia adesso, Coco, dai che sei qui, dai che sei seconda. Niente. Per CNK però devo saper fare, perché c'è sarà la Chili, mi pare. Vai sotto, non farti macinare, grazie. Ok, oh. La cosa bella è che appunto lì non devi fare la curvetta e qui è tutto dritto. Quindi ho qualcosa di più vergognoso, fastidio. No! Storsetto! Ti odio! Arriva prima, Coco, arriva prima, arriva prima! Grandissima, Coco! Sì! Grande, ti adoro! 5 minuti abbiamo finito questa pista. Guarda che ci abbiamo detto! L'ipnotizzato Polar, che lui c'è il berrettino, e Oxide, che adesso vi farò vedere tutta la competizione che lui che pesta il cappello. Da dietro, ma se fosse stato in seconda posizione avresti visto davanti. Allora, aspettate, guardatelo come è cazzato, perché non si scaccia il cappello. Guardate, guardate.
poi dopo il bello è che invece se arriva primo lo vede, si vede tipo che balla il tip tap. Non so se siete molto bene. Molto bene. Congratulazioni, vedoci. Sì, ma cavoli, pensavo che questi annunci ti dicevi all'inizio del primo mondo, cavoli. Cioè, per i beati assenti. Sì, lo sappiamo, dobbiamo. Peu, 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 peu. Caspita, siamo sotto sopra. Andiamo a Vicolo Android. Oddio santo, Vicolo Android è una pista che non mi piace tanto a me. Usiamo. Crash Bandicoot, usiamo questo. Non mi piace tanto perché ci sono i treni che schiacciati. Qui vediamo tutti i Gotex a sempre al quarto e Crash che vola con qua attorno. Ragazzi, mi credete che io ne ho schiacciato i treni? Mi credete, signori a destra? Sì, guarda come li guarda. Secondo me gli sta mandando a fan bene a questo punto. Quando li guarda come fa. Molto bene. Ho scoperto la scorciatoia, l'ho scoperta qualche tempo fa, l'ho scoperta la scorciatoia, è proprio in una posizione da proprio che ti fa salire la rabbia, perché se tu non fai bene la curva non va bene. Questi qui sono i binari del treno in teoria. Ecco il treno che se venivi schiacciati faceva pure venire schermato. Ho sentito qualcuno che si rialzava con il rumore delle bollicine. Ok, vai Crash, corri! Che siamo primi! Guarda come siamo bravi! Allora, la scorciatoia sta qui, però devo essere. Spacca il vetro, vado! Ecco, questa qui la devo saper fare, questa scorciatoia, perché anche qui ci starà la N, se non sbaglio, perché la K invece starà. Dove sta la cassa X? La cassa X sta qui, eccola! Vabbè, non sono riuscita a prendere la macchiserve. Allora, adesso se siamo fortunati riusciamo ad arrivare alla fine prima che arrivi il prossimo treno. No, non ce la faremo mai, però ok. L'ho fatti schiacciare! Ok. Come si è ripreso? Oh, eccolo, gli sta arrivando. C'ho qualcuno alle cancacciò qua. Pola, ma caspita, ma ti odio. Perché ho smesso di fare il tubo? Vabbè, oh, c'ho Coco dietro, vabbè, preferisco però Coco a Pola, ad essere sincero. Anche se sono tutte e due delle pesti, proprio, tra i due preferisco Coco perché Pola fa gne 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 gne. No, non è a lui. No. Ma c'è qualcuno che fa ne 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 ne. Sì, pare che Pola, perché Pola non parla, quindi è un osso. È un po' difficile che Pola parli, che è un ossettino e basta. Non è come gli altri. Va bene che cresco, che cazzo degli animali. Però non sono mutanti. Sono antropomorfi, ecco, sotto conto. Non diciamo Pola, sono antropomorfi. Antropomorfi che hanno l'aspetto che hanno braccia, mani, pensa come noi. Pensa come le persone, parte su solo perché sto crescendo un po' più stupidino, però ok. Allora, qui è passato il treno, quindi non dovremo preoccuparci perché il prossimo treno impiegherà anni di viaggio. Tutti quanti impiegheranno anni di viaggio. Con anni intendo 30 secondi. Top. E con anni intendo 10 secondi. C'è qualcuno con dietro? No. Niente. Vabbè, posso sparare oggi tutta l'altra perché. 15, 16, 17, avevo dimenticato che dovevo arrivare a 50 secondi. 50! No, 21, 22, 23, 24, 25. Nope! Scommetto tutto che adesso scusate sbaglio. Ora sbatte! No, invece! Oh, la prima volta che riesco a beccare. Tre volte scorciatoia probabilmente. Tutte e tre le volte la scorciatoia. Sarà la prima volta. O forse è stato lo stesso anche quando. Niente, la sua cosa sbatte i coltelli inesistenti.
O forse è successo anche quando a tempo scaduto, magari tutte volte è stata spacciata. Sicuramente ero col boss e vabbè, ecco. Mi ha travolto, alla fine il treno mi ha pestato. Mi ha travolto, ecco. Vediamo il podio, vabbè, ormai i personaggi più o meno li ha visti tutti quanti che si lamentano. Beh, te l'abbiamo già visto 100.000 volte. Paola lì dietro che dorme. No, probabilmente no, non mi sembra che stia dormendo, probabilmente era solo risgarriato che sta dicendo, ma cosa faccio qui?